Ho preso una serata, il locale mi dice: se vuoi suonare devi portarmi l'agibilità Impulse. Cosa devo fare? A questo punto, visto che doveva pensarci il locale, normalmente tu hai tre possibilità. O ti iscrivi da solo all'Empas come lavoratore autonomo esercente attività musicale, avrai un account online nel quale fare le agibilità da solo, sei tu il datore di lavoro di te stesso, però in questo caso il locale è furbo perché su quei 100 euro concordati di cui parlavamo nella scorsa pillola, lui non verserà nulla di previdenza e tu dovrai versarti il 33% su 100, per cui incassi meno netto, quindi sarebbe più opportuno aumentare il cachet lordo oppure far figurare che 100 sia la somma del tuo cachet più il 23,81 del locale. Se sei un minore di 18 anni, uno studente di età inferiore ai 25 anni, un pensionato di età superiore ai 65 anni, oppure un lavoratore che ha un altro lavoro per il quale versa contributi e guadagna meno di 5.000 euro l'anno di prestazioni di spettacolo, potresti rinunciare alla previdenza facendo un'autodichiarazione nel quale proprio specifichi al locale che non ti interessa avere i contributi versati perché o non hai ancora deciso cosa far da grande o una pensione ce l'hai già oppure ancora è già un altro ente previdenziale, lavori in esenzione. La terza possibilità è iscriverti a una cooperativa di spettacolo seria che ti assuma come socio lavoratore e si occupi per te di seguire come dipendente, socio lavoratore dipendente, tutta la tua attività. Rispetto alle questioni fiscali e previdenziali, dandoti le stesse tutele di un dipendente, è spesso la situazione migliore.